Oppido Lucano è un piccolo paese in provincia di Potenza. Poche migliaia di anime, abituate a una vita tranquilla. Due volte l'anno, però, in questo borgo montano, arrivano da tutta Italia i pullman della Guardia di Finanza e dell'Aeronautica Militare. Gli uomini con le stellette, assieme a gente comune, si ritrovano ogni fine settembre, festa di San Michele Arcangelo, e soprattutto ogni 7 luglio, per celebrare un fatto che ha dell'incredibile. Il 7 luglio 1956, in questa casa oggi trasformata in cappella, una donna di paese, Francesca, avrebbe avuto l'apparizione dell'Arcangelo Michele e da allora sarebbero cominciate strane guarigioni. Siamo nella chiesa di Santa Maria ai Monti. Il 7 luglio 2021 la Chiesa ha accolto in questa chiesa il corpo della serva di Dio. È stato un evento significativo per la diocesi di Roma, per la Chiesa tutta, per i figli spirituali della serva di Dio. Mi piace pensare a questo evento con due verbi, donare e accogliere. Donare nel senso che i familiari, l'associazione figli spirituali della serva di Dio che è attore della causa, hanno donato il corpo alla Chiesa. La Chiesa ha voluto accogliere il corpo per dare questo senso. Non tutti i morti vengono accolti nelle chiese. Questa sepoltura privilegiata è segno che la Chiesa riconosce in Francesca un modello di vita cristiana, una testimone esemplare da seguire. Diceva Francesca, serva di Dio dal 3 dicembre 2014, ci saranno momenti terribili in cui i figli uccideranno i padri e le madri ed i genitori i figli. Si ammazzeranno tra loro le persone per un pezzo di pane. Le chiese saranno trasformate, quelle sante, chiuse. Voi però seguite la strada di Dio e non discostatevi mai da Lui, dai Suoi insegnamenti. Chi sta vicino a Dio non si spaventa mai e vicino a Lui sarà. Non preoccupatevi, chi segue la strada di Dio non deve temere nulla. Ad una sua figlia spirituale, Francesca ripeteva costantemente che quando sarebbe diventata anziana, e ora questa ha 51 anni, avrebbe assistito alla fine del mondo e un terzo soltanto delle persone sarebbe rimasto vivo su questa terra, quello più buono e più puro. E solo il nome del Dio, unico e vero, la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, sarebbe stato pronunciato in tutto il mondo. Il tempo in cui sarebbero accadute tutte queste cose sarebbe cominciato quando nelle chiese avrebbe apparentemente trionfato il demonio. Come definirebbe il decorso nel caso Cerquetani rispetto a quello che è la normalità? Beh, direi senz'altro sorprendente anche per il fatto che poi, come si evince appunto sempre dalle cartelle cliniche che parlano sia il giorno dell'evento, del 31 marzo, sia soprattutto addirittura la settimana dopo, il 7 aprile, lui presenta ancora una ferita da esplosione con perdita di sostanze sematiche e di sostanza cerebrale. Io e mia moglie siamo fatti coraggio e siamo scesi sotto a questa sala di rianimazione. Ci è venuto incontro un dottore e ci ha detto: io sono il primario del reparto. Gli abbiamo detto: sto figlio come sta? Dice: cosa volete sperare? Ancora esce materia cerebrale. Dice: cosa volete sperare? Ci disse. Mia moglie ci è venuto un mezzo svenimento, siamo rimasti lì battuti, però ci siamo ricordati le parole che mi aveva detto Francesca. Siamo andati in chiesa a pregare. Abbiamo pregato tanto, forse, e Dio ci ha aiutato. Dal punto di vista cognitivo è incredibile, ma motorio è totalmente sufficiente. Esistono i postumi dell'emiplegia destra e questo mi sembra abbastanza, diciamo, plausibile. Comunque un paziente che si muove fa una vita, diciamo, sociale sufficiente ed è autosufficiente, cosa che da questo che si vede nelle cartelle critiche era impossibile pensarlo. Il legame con l'aeronautica, invece, deriva dalle circostanze descritte dal generale Pecci. Francesca, io ho avuto il piacere di conoscere attraverso personale nostro che ha avuto delle guarigioni a dir poco miracolose. Mi ha sempre dichiarato che noi delle Forze Armate siamo praticamente le milizie terrene, come gli angeli sono le milizie celesti. E quindi fin dal primo momento mi chiese di portare l'aeronautica militare a questa cerimonia.
chiede soltanto di venire in questo luogo dove lei ha avuto l'apparizione. Ed io, finché potrò, ci verrò insieme al personale dell'aeronautica. La casa di Francesca, però, è frequentata anche da persone senza stellette. Antonio Fioretto, accademico delle Belle Arti, 10 anni fa è stato colpito da una brutta malattia agli occhi, la coroidite serpiginosa. La coroidite serpiginosa è un processo infiammatorio particolare dell'uvea, che è una delle membrane dell'occhio, che inizia dal nervo ottico e si porta pian piano verso la parte anteriore della stesso globo oculare. In gran parte dei casi, almeno la letteratura descrive che questo è un processo con notevole calo di visus e progressivo nel corso della vita. Si è provato di tutto, cortisonici, mi sono anche curato una tubercolosi che non ho mai avuto, perché si pensava fosse una tubercolosi oculare. La malattia peggiorava, io perdevo ogni volta che facevo dei controlli la vista, fino ad arrivare a un momento che non ci vedevo più. Doveva essere trattato con un particolare farmaci immunosoppressori, cioè farmaci che oggi noi utilizziamo routinariamente per questa malattia. Nel caso specifico non poteva venire trattato con questo farmaco per le particolari condizioni del soggetto. Per cui la malattia è stata lasciata alla sua evoluzione naturale. Dal 96 al 2000 ho percorso il mio calvario e stiamo proprio quando siamo arrivati, come si dice, alla frutta, era il 2000 e sono capitato a casa di Francesca. Ci sono andato con un po' di non credenza su quello che poteva fare Francesca per me, e tanto è vero che sono stato zitto. Non ho mai parlato dopo un paio d'ore di essere stato a casa di Francesca, e quindi nel momento del concedo, cioè me ne stavo andando via con mia moglie, Francesca mi disse: cos'hai da dirmi? Io dissi: niente. E lei mi fece sedere sul tavolino e mi disse: non ti preoccupare, che non diventerai cieco, e questa malattia te la può guarire soltanto Dio. Sono passati, era agosto, settembre. Io non guidavo più, non vedevo più, ero proprio diventato cieco. Tutto un tratto mi è venuto in mente di guidare la macchina, così, senza motivo, perché sentivo un qualche cosa che poteva andare meglio. E ho portato la macchina, era una giornata piovicciosa, dalla campagna sono arrivato a Roma guidando la macchina e sono arrivato a Roma. Che cosa è successo? Che nel caso specifico, ad esempio nell'ultimo anno, noi non abbiamo visto più peggiorare il caso della malattia, addirittura vi è stato un miglioramento della condizione visiva. Lei, dal punto di vista scientifico, come lo definirebbe questo decorso, questo miglioramento? Ecco, un processo non naturale, ecco, diciamo un processo anomalo, cioè che non rientra negli schemi che oggi conosciamo dell'evoluzione della malattia. Non spiegabile oggi con le attuali condizioni scientifiche. La malattia, come precisa il dottor Pescosolido, è molto rara. Non ci sono una frequenza di casi da poter fare uno studio profondo di incidenza statistica. Ernesto Riccardi, ex direttore generale del Ministero delle Finanze, non ha cartelle cliniche o testimonianze cartacee. Anche il chirurgo che lo operò per una cisti al collo del piede, spiega, è deceduto. Il ricordo di quel che accadde però è molto vivido. Dopo l'operazione al piede, racconta il professor Riccardi, la convalescenza fu interrotta quasi subito per impegni di lavoro e la ferita inevitabilmente si riaprì. Ritornai ovviamente dal chirurgo. Il quale disse: ah, si vede che lei l'ha sforzato. Sicuramente l'avevo sforzato, la colpa era la mia, insomma. Per cui l'ha sforzato e gli ridiamo 2 punti. E mi richiuse un'altra volta questa, mi risuturò, mi pare che così si dice. La situazione non andava migliorando, per la verità. Andava migliorando, tant'è vero che dopo la sutura ci misero gli strip, ci mise tutta una serie di cose. La ferita rimaneva aperta e non si chiudeva. Per cercare di
portarla a chiusura, tentarono in tutti i modi di grattarla dentro, all'interno, con dei dolori enormi, veramente da piangere, erano dolori allucinanti. Poi ci inserivano dentro una garza che dovesse stimolare il rimarginarsi della ferita. L'incontro con Francesca, ricorda il professor Liccardi, avvenne per caso, quando un ufficiale della Guardia di Finanza venne a sapere delle sue condizioni. E lui mi disse: professore, stia tranquillo, la porto da Francesca. La porto da Francesca. Chi è Francesca? Chiaramente il punto di interrogativo nei confronti di questa persona è stato automatico. Però accettai, perché in quel momento qualunque cosa sarebbe stato per me positivo, pur di farmi passare questi dolori che erano veramente grossi. Andammo da Francesca, parlammo del più e del meno. Francesca, prima di accomiatarsi, mi disse: fammela vedere. Abbassai il calzino, vide la ferita e tirò via tutte queste 1,5 metri di garze. Mi guardò e mi disse: è inutile che tu ti fai ancora soffrire o soffri. Fai una cosa molto semplice, prega ed abbi fede. Ed io ho pregato e ho avuto fede. La cosa è stata positiva, perché adesso cammino. Caterina Di Gioia racconta invece della sua ernia del disco, l'operazione non riuscita, l'immobilità. Come si sentiva quel tempo? Quel tempo di 6 mesi dopo ho fatto l'intervento? Seduto a una sedia. Mi vestivano, mi lavavano, mi pettinavano, mi portavano al bagno, quello che una donna ha bisogno, naturalmente. Era proprio arrivato al massimo dei dolori. Nessuno mi poteva toccare, neanche farmi una puntura, una strofinazione. Ma niente di niente, assolutissimamente. E poi ha conosciuto Francesca? Sì. Come l'ha conosciuta? Mi sono recata da lei il 13 novembre del 1981 alle ore 19. Hanno lasciato giù la sedia a rotelle, in 4 mi hanno salito su, appena metà scala. Lei, l'ho vista che si è affacciata. E io ho detto: Francesca, aiutami. Ma che ti posso fare io? Solo Dio può fare miracolo sulla terra. Così mi hanno salito su, ancora su, ancora su. Mi hanno messo una sedia a rotelle, cioè una sedia dura, perché non poteva prendere altre sedie così. Ho preso la sedia, dopo lei mi ha toccata tutta quanta. Si è alzata e ha fatto finta di andare al telefono, veramente. E lei naturalmente mi ha buttato dei fazzoletti giù, uno di carta e l'altro di stoffa, che ce l'ho io appresso qui. Dopo lei mi dice: sai che ti dico? Caterina, alzati e cammina. Io ho fatto così, ho tremato un po', perché l'equilibrio non... Presenta un caso abbastanza più semplice, non è che ci si aspettano particolari situazioni, però è una paziente che come minimo dovrebbe avere mal di schiena, dovrebbe camminare in maniera difficoltosa, avrebbe una grossissima difficoltà alle normali escursioni flessi estensori della cerniera lombosacrale, quindi camminare in maniera innaturale. Quello che mi sorprende è appunto che dalle prove che io ho fatto, fra l'altro un po' la mia competenza come medico sportivo, le flessi estensioni, l'articolazione, il movimento della cerniera lombosacrale è di una persona non normale, ma superiore alla media, avendo ora, credo, la paziente 78 anni. Ripeto, anche in questo caso si tratta di un recupero sorprendente, quindi quanto mai anche, insomma, per noi felice. Francesca non ha mai detto una sola volta di essere una guaritrice, una santa o di fare grazie, tutt'altro. Perché io non so, è un pezzo, io sono un pezzo di legno per mezzo alla strada. Sono uno che non capisco niente, sono inalfabete. Io non ho fatto niente a nessuno, perché Dio fa le grazie. Ma anche la Madonna può fare grazie, se non la concede Dio. Noi non siamo degni di nominare la potenza di Dio. E poi ne pensiamo a quelle che verrà sulla terra, che Dio sia stufato. Da lei, da Francesca, mai avuto richieste in denaro, in doni, mai, in prestazioni? Mai. Anzi, posso dirle questo, che quando io andai la prima volta, pensavo di portarle un mazzo di fiori. In genere una signora si porta un mazzo di fiori, insomma.
Francesca gradisce solo le preghiere e ben volentieri tutte le sere o tutti i giorni io dico una preghiera ringraziando Francesca di essere stata colei che in un certo senso lei dice non t'ho fatto niente, sì non m'ha fatto niente, no m'ha fatto tante cose insomma. Francesca non ha mai preso una lira, cioè Francesca ha le mani pulite. Francesca quello che fa lo fa perché l'arcangelo San Michele che gli andò in visione nella sua casa a Oppida Lugano gli indicò questa strada. Mi manda a Dio, devi avvicinare le anime a Dio, le tue mani guariranno, e Francesca quello fa, avvicina le persone a Dio. Io sono stata una persona avvicinata a Dio e lo debbo anche a Francesca. Francesca resta chiusa nella sua casa di Roma e saluta il paese natale. Io so pace con tutto, con nessuno, solo devo gridare ai paesani che io non ho messo mai una vita, non ho messo un fuoco, sempre la pace, ma non fa niente, mo ce ne andiamo, non ci vediamo più, non facciamo. Ho messo la pace, per questo sono arrivata a questo punto, la pace che ci portate. E la porta. Doppito, vi ringrazio a tutti, vi voglio bene a tutti, vi saluto a tutti con tutto il cuore e Dio vi benedice. Ciao, grazie. Successivamente, per essere proclamata beata, occorre il riconoscimento di un miracolo. Quindi noi abbiamo già sotto mano diverse grazie. Si tratta di individuare la grazia più eclatante, quella che ha più possibilità di essere giudicata come miracolo. Si farà un processo a parte con lo studio dei periti medici e andrà al vaglio sempre della consulta medica del Vaticano, dei teologi, affinché possano riconoscere il miracolo. Io ho avuto la fortuna di conoscere Francesca sin da bambino, perché era una conoscenza della mia famiglia. Mia sorella, all'età di 3 anni, ha avuto una malattia, è stata più di 6 mesi in ospedale. E mio padre, disperato, un giorno, tramite una sua collega di lavoro, è venuto a conoscenza di questa signora e è stato invitato, diciamo, da questa amica a andare da Francesca, e lui, ovviamente disperato, è andato volentieri, e come è entrato a casa di Francesca gli stava spiegando a una bambina in gravi condizioni all'ospedale, aveva problemi di reni, praticamente la nefrosi, e Francesca le disse subito, senza farlo parlare più di tanto: non ti preoccupare, non morirà, tra 14 giorni uscirà dall'ospedale. Inspiegabilmente, dal giorno stesso in cui lui è stato lì, mia sorella migliorava le sue condizioni cliniche, e il 14° giorno, come lei le ha detto, è uscita dall'ospedale e oggi ha 50 anni e sta bene. La mia storia inizia invece nel 98, quando per vicende private mi ero allontanato dalla fede e da Dio. Chiedevo, durante tutte le... prima di conoscere Francesca, io ho attraversato diversi cammini e che non mi avevano portato alcun giovamento, anzi mi avevano ulteriormente allontanato dalla fede. Attraverso un collega mi parlò di Francesca e mi portò a conoscerla. Senza che io gli avessi detto nulla, mi disse: adesso Dio ti dirà qual è la verità. Quante volte tu glielo hai chiesto in preghiera nella caserma, quando eri seduto su quelle scale di ferro la sera e la notte pregando lui? Io non le avevo detto nulla di tutto questo. Ovviamente rimasi pietrificato a queste parole. Lei mi disse: esiste Dio, esiste Gesù, esiste lo Spirito Santo, l'Arcangelo Michele, gli angeli, la Madonna e tutti i santi. Tu devi, se hai fede in Dio, devi parlare di Dio e di Gesù alla gente. Non ti preoccupare, non avere paura, non avere timore.
Però ricordati, Dio vuole che le persone si avvicinino a Lui. Una volta riconosciuto il miracolo, il Santo Padre può decretare la beatificazione, ma ci vorrà ancora qualche tempo. Mi ricordo episodi. Questa è proprio la santa, tipico esempio di una santità della porta accanto, come richiama incessantemente Papa Francesco. È partita da Oppido Lucano a seguito di questa apparizione dell'Arcangelo Michele, che le ha rivelato la volontà di Dio e disse: parti, vai a Roma, attirerai tanta gente a te. E a Roma è stato un punto di riferimento, un faro di luce per tanti non credenti. Aveva tanti carismi particolari, attorno a lei avvenivano prodigi, guarigioni anche spirituali ma anche fisiche, ma soprattutto lei attirava e ha attirato tanta gente, tante persone non credenti che avevano abbandonato la fede e la Chiesa, le ha attirate a Dio. E questo è il miracolo più grande di questa donna. Nella sua semplicità, come donna di preghiera, di fede, che ha vissuto il Vangelo, aveva proprio questo, era una calamita che attirava a sé tanta gente lontana. Possiamo anche dire che è stata una infermiera di anime, sull'esempio di Gesù, il medico delle anime, è stata infermiera di anime perché consolava tanti cuori affranti, donando anche concretamente del tempo, del cibo anche ai poveri delle periferie romane.